Hai scritto un libro autobiografico, Leo Gullotta, uscito il 12 dicembre. Leo Gullotta, la serietà di un comico. A proposito della Via Rose, Edith Piaf chiamava appunto, io quando sono con te vedo la vita in rosa. Quando la vita tu l'hai vista rosa? Ma io la continuo a vedere così, perché chi è che nasce, io sono nato in un quartiere popolare a Catania, la vita si presenta prima per un bambino. E quindi non mi sono mai lamentato, mi hanno abituato così a casa. Mio padre era un operaio, sono l'ultimo di 6 figli. E quindi fin da piccolo questa abitudine comunque a partecipare alla vita, perché la vita comunque deve essere sempre in rosa. Bello. A proposito di papà, che appunto poi all'inizio so che insomma era un po' dubbioso sul tuo... la tua voglia di fare l'attore, poi però ti fece partire per la sua tua strada. No, ma non mi ha detto mai niente, ma assolutamente. Poi ti ha detto devi scegliere tu, insomma, esatto. Lui è stato assolutamente illuminato. E ti voglio far rivedere questo, questa clip da Caramba che sorpresa, era il primo, l'11 gennaio 1996, dove Raffaella ti faceva vedere il matrimonio di tua sorella. È vero, ero bambinissimo in quelle riprese. Rivediamo insieme. Tu sei bambino, a 9 anni avevi, no? Sì, piccolino, insomma. Grosso modo, sì. Mi ricordo quel giorno. Il tuo primo film l'hai girato, quanti anni avevi? Ma... forse 18 anni no, fa. No. Io parlo non di un film pubblico, un film proprio meno, privato. Al matrimonio di tua sorella Grazia, tu stavi... È verissimo. E tu stavi facendo la prima comunione? Sì. E allora vediamo com'era Leo Gullotta quando aveva 9 anni. Nove anni. Guarda là. Aspetta. Eccolo qua. Ci fai un po' di commento, ci racconti un po'? Ma è incredibile, questa... Questo sei tu? No. No, questa no. C'è mia sorella, mio fratello Giovanni, mia sorella Mariù, mio cognato. E questo in primo piano sono io. Lo vedi? Allora sei tu. E certo, le altre sono signore. Eccolo qua, questo... Mio papà. Bella tua sorella, Mio papà. Questa è mia sorella Gracie che appunto si sposava, mio cognato Pippo. Bellissimo ricordo. Ti ringrazio. Non ti emozionare troppo perché noi ti vogliamo molto felice, molto sereno. Ma io sono molto felice soprattutto perché nel mio 50esimo ho avuto degli amici meravigliosi e senz'altro mi mancava mio papà. Ma che poesia. Bellissimo, vi ringrazio perché rivederlo... Rivedere Raffaella, rivedere quel momento, rivedere mio papà è sempre un momento particolare. Bellissima tua sorella, peraltro, e tu visibilmente attratto dalla macchina da presa, è bellissimo vedere fin appunto... Fin da piccolo, non so perché, sono quelle cose naturali. Erano gli anni 50, no? Perché se sì. Tu sei del 46, esatto. Era 96, 50 anni, avevi 9 anni, per cui stiamo parlando del 55, anche l'abbigliamento si vede così elegante. L'Italia si preparava al boom economico. Degli anni 60, certo, ma te lo ricordi quel giorno? Certo che me lo ricordo, anche perché avendo fatto in quel giorno la prima comunione mi hanno messo a stecchetto fin dalla sera prima, e quindi fino a quando non si è sposata, fino a quando non siamo andati nel ristorantino, morivo dalla fame. Quindi quando mi è arrivato qualcosa da mangiucchiare, mi è sembrato un momento meraviglioso. Perché hai fatto la prima comunione il giorno del matrimonio di tua sorella, quindi? Esatto. E quindi bisognava essere digiuni... Ma dalla sera prima. Esatto, dalla sera prima, quindi tutto vestito di bianco, come avete visto. È un momento meraviglioso. Era poi una città, ma le credo l'Italia, leggera. Non c'erano divisioni di sorta. C'era un'Italia che si era sbracciata per lavorare e fare rinascere questo paese dopo la guerra. Con dei desideri più semplici, no? Meno nevrotici sicuramente. Ma con il rispetto dell'altro. Catania sempre, Catania. Sì. E di Raffaella cosa ricordi? Tutto, la precisione, la qualità, l'amicizia, la straordinaria professionalità, l'autenticità, la semplicità nella sua vita, l'affetto, perché... L'affetto me lo ha dato come amico. Eravate proprio amici? Sì. Non intimissimi, perché rispetto sempre l'amico,
ma ci si incontrava spesso d'estate a Santo Stefano, Toscana. Insieme si giocava. A cosa si giocava? A carte, ma lei faceva dei giochini, preparava con delle vincite, con dei giocattolini, con delle cose, cioè cercava sempre di riunire, di far stare tutti insieme. Era sempre pronta, gioiosa, ed è questo che credo come pubblico, come stimatore, ma anche come amico mi manca. Con chi giochi a carte adesso? No, io non so giocare a carte. Mi mettevo lì e giocavo, partecipavo. Partecipare è importante nelle cose, anche quando non le sai, come il giocare a carte. E certo. Come ad esempio questo libro, questa biografia, che non è stata una mia scelta immediata, è stata una scelta dell'editore, Sagoma, che mi ha telefonato che per i miei 60 anni di carriera voleva fare un libro. Ho detto sì, sì, va bene, ma io sono uno che rispetto molto la parola scritta. E come tale non ho, la biografia poi è come posso dire, occorreva un archeologo dello spettacolo, certo, per ripescare le mille cose, giusto. Andrea Ciaffaroni. Dico però devo essere interrogato, perché una biografia scritta da me, chi si roda si imbroda inevitabilmente. Cioè, ti sembrava un atto di superbia? Adesso ci faccio insuperbire io, perché ti leggo quello che scrive Kezic, ha scritto un grande critico cinematografico, che se fossi nato a Los Angeles e non a Catania avresti già vinto come minimo 3 premi Oscar. E anche Morando Morandini, altro grande critico cinematografico, disse che eri da premio Oscar dopo aver visto il film di Maurizio Nichetti, Palla di Neve, in cui interpretavi un greco che parla in gramelò. Il gramelò è quella lingua inventata. Sì, esatto. Cioè, fammelo sentire. Non so, in questo caso che ti posso dire, on colti Steve Vanson, per tu chansi, a quando in France, e con te, oggi, un altro giorno, sì, oui, a come per tu chansi, mi pacca se merda, e te calvado, si ti ca, e voilà, e con se, auguri, oui, sono con, nisci di zia, un te camanzi, nisci che mi vinza, nai, no, and the canon soda, salta, ude canonsi, babada, ude. E si gioca. C'hai un po' di tedesco, un po' di francese, un po' di... E si va avanti, ma anche voglio essere... Il gramlò? Prego? La signora Leonida lo faceva in siciliano, il gramlò? Non era gramlò, era proprio il mio dialetto, perché io sono di Catania. Anzi, era un omaggio nascosto, ma poi non tanto nascosto, verso mia mamma. Ora la vediamo, mi hai chiamato Leonida, la vediamo la Leonida. Intervista la signora Leonida, sei tu... Cioè, Gullotta e Leonida. Nel libro ci sono tutte queste cose, comunque. Ah, sì, adesso te lo ne leggo anche dei pezzi. Vediamola, Leonida. La signora Leonida, di vizi ne ha tanti, forse non lo sa nemmeno lei. La virtù è quella di credere in qualcosa, anche se finto, anche se fasullo, anche se tutto spostato verso il boom televisivo, verso la camicetta con la griff firmata. Ecco, la signora Leonida è questo, un po' il rappresentante di questo, un po' una signorina, una signora snob di oggi. Ma forse è meglio domandarlo, vizi e virtù, alla signora Leonida. Ma mio marito Micare, che voi avete avuto occasione di vedere nella televisione, in Biberonni, dice che ho molti virtù. Vizi qualcuno, vizi di donna naturalmente. Lei mi capisce. La società mi ha dato tutto, la televisione, il frigorifero, la moda. Questo mio marito mi ha comprato questo bellissimo vestito, l'abbiamo trovato in via Frattina, molto, molto bello. Che rapporto ha con il sesso, Leonida? Bello, bello, certo, con mio marito, insomma, una o due volte l'anno, non di più. Però va bene, insomma, mi piace. Ma questa chi ha, televisione? Sono molto grato a questo personaggio che ho fatto per 20 anni in un famosissimo varietà televisivo, certo. Prima con Rai, poi con altre reti, perché comunque mi ha fatto entrare a forza, tra virgolette, nelle case degli italiani, che ancora oggi conservano questo ricordo fortissimo, non solo con la signora Leonida, ma con i tanti personaggi grotteschi, fumettistici che perché venivano... Perché va detta una cosa di Gullotta, che come tutti i grandi attori, lui sa fare...
il comico, può fare il drammatico, può fare l'improvvisazione, e questo è tipico solo dei grandi attori. Il tuo avvicinarsi al cabaret, infatti lo fai, lo racconti nel libro, ne avevo sempre sentito parlare, non l'avevo mai fatto prima, e sul bagaglino dici: poteva non piacerti, ma questo è un altro discorso, c'era il valore professionale capitanato da tre professionisti, e citi ovviamente assolutamente anche le prime donne, Pamela Prati e Valeria Marini. La storia di Pamela Prati sarebbe un bagaglino a parte, non so, tu la senti più. Esatto, fu lei la prima donna, diciamo, quando ho cominciato con questa serie che si chiamava Biberon, e poi è arrivata Valeria. Ma le senti loro due? Ogni tanto con dei messaggini. No, mi veniva da ridere rileggendo il tuo libro, appunto, che la storia del finto fidanzato sembra uscito fuori da un foglietone, potrebbe essere esso stesso uno sceneggiato. No, personalmente non sapevo nulla, non so nulla, non ho seguito nulla, quindi non c'è niente. Io solo i titoli ho visto. Però questo tipo di gossip non c'è. Sì, no, ma c'era, ho visto solo i titoli, però effettivamente un che di letterario. E facendo un passo indietro al bambino che voleva fare l'attore, ti faccio vedere un altro grande attore che ha saputo fare sia il comico che il drammatico. Sto parlando di Vittorio Gassman. Tu lo vedesti ragazzino nella Delchi a Catania con il Teatro Tenda. Era la prima volta che per l'Italia girava il Teatro Tenda, cioè quindi un circo. Quindi quando vedevi uno spettacolo, in questo caso la Delchi, quindi cavalli, battaglie, erano lì senza la quarta parete. E quindi un ragazzino che non sapeva nulla, ma affascinato comunque da un nome, da una situazione, ecco, vidi per la prima volta lo spettacolo senza quarta parete, quindi cavalli, battaglie, tutto che accadeva attorno a te, davanti a te. Questo per me fu allora una grandissima fascinazione. Mi ricordo il biglietto, 500 lire, ma non nelle prime file, in fondo, sotto questo tendone che Gassman portava in giro per tutta l'Italia, offrire il teatro, la frequentazione verso il teatro. Quanto è importante. Assolutamente. Tu vieni da un quartiere, diciamo, popolare di Catania, e quindi se non fosse, chissà, magari lo avresti fatto lo stesso l'attore, però se non fosse arrivato quel giorno Gassman avresti avuto altre. Ma non c'era il fuoco sacro, c'era semmai la curiosità di un bambino che in quella città non c'era assolutamente crescita, nulla. Curioso, sono rimasto un uomo curioso. E la curiosità è importante nella vita. Sempre. Adelchi, 1961, anch'essa una chicca. Gassman, bellissimo, peraltro. Un'infinita, immensa forza è presso noi, soltanto che vogliam farla nostra. Incendi questa terra antica, si asconde, aprilo e tosto scaturirla vedrai da questo suolo. Che facil preda era finor, che sempre sarà, finché due popoli nutrica e non è patria di nessun, fin tanto che di fratei non sia coperto ed ogni uom che il calpesti un difensor non sia. Tutta volta che dell'Alpi al sommo un nemico si affaccia, ansiosamente noi domandiam quanti son essi. Il grande talento, la qualità, la professionalità, la fascinazione, la preparazione, e si rimane lì a guardarlo con l'occhio stupefatto. E inizia a lavorare con gli attori del Teatro Stabile di Catania, poi per una serie di situazioni che nemmeno io sapevo. E poi ti chiamavano Gullottino. Perché ero tanto ragazzino. Tanto ero ragazzino, a vedermi scrivi un'espressione che userà spesso Turifero nei miei riguardi. Ti ricordi di Leonardo Sciascia all'epoca che frequentavi? Più che frequentare, veniva alle prove del giorno della civetta per la sigaretta. Lui aveva le dita proprio gialle perché fumava sempre, però era una persona squisita, discreta, timida sicuramente. Era in fondo alla sala che si guardava le prove. Ed era la prima volta che dal suo romanzo si metteva in scena il giorno della civetta. Si girò l'Italia e l'Italia tutta era totalmente affascinata da questo testo, ma anche un po' impaurita. Certo, immagino. Il tema, diciamo, la mafia. Certo, è ovvio, perché meno male che qualcuno cominciava a parlare di mafia nei termini di Sciascia, ovviamente. E affascinato eri anche dagli sceneggiati TV, arrivi in televisione con L'aria del continente e ancora prima Mastrodon Gesualdo, 1964. Eri ancora Gullottino? Sempre, ma io sono rimasto con lo dentro. Stabile 10 anni. E in questi 10 anni, diciamo, ho fatto carriera dal nulla a sapere tutto. E
per Turiferro, ad esempio, ma per tutto il resto, perché erano tutti grandi, meravigliosi professionisti, per tutti sono rimasto sempre gullottino. Lo sei rimasto un po' gullottino anche ora? Ma io sto sempre con i piedi per terra e mi piace esserlo gullottino, perché guai ad abbandonare quel bambino che c'è in noi. Anche perché penso che tu sia una persona molto tenera. Tenera verso gli altri, mi dai questo rimando? Ma credo che questa sia, dovrebbe essere la cosa più normale di questo mondo, no? Siccome non lo è, diciamo, quando capita la valorizziamo, no ragazzi? Bene, questo naturalmente non può che farmi piacere. Le due sceneggiate, i due sceneggiati della Rai, Mastro Don Gesualdo in coda. Ah, questo era proprio una cosa proprio all'inizio. Vabbè, però bello, dai. Metta con la valigia. Ma che succede? Va via, se ne va. Sto all'uscino. Dov'è? Guarda, laggiù, sta venendo. Non si incontrano. Una comparsa. Ti si vede in coda. Era uno dei servitori nella scena finale, la morte di Mastro Don Gesualdo. Per la regia di questo grande regista, Vaccari, che purtroppo non c'è più, e che ha portato per la prima volta proprio con Mastro Don Gesualdo, non più lo sceneggiato fatto in studio, ma girato nei luoghi esterni. Quindi fu una rivoluzione praticamente. Senti, tra un po' compì gli anni, a gennaio il 9 o il 6, quel giorno è... Il 9 sono 77, 77. Complimenti. Grazie. E il primo gennaio sei uno dei protagonisti del Concerto per la Pace in Vaticano, no? Sì, sono stato ospite per questo Concerto per la Pace. Ci si deve essere, assolutamente, per la pace. È bellissimo poi incontrare Papa Francesco. Che impressione ti ha fatto? Ma io l'ho sempre stimato. Come politico, forse l'unico politico al mondo che ha fatto e fa dei discorsi veri, autentici, da comunicare alla platea, immediati, pronti, si batte. Ecco, dovremmo seguirlo forse un po' di più, oltre quello che ogni giorno ci regala, con quello che dice, con quello che fa. Da ieri, diciamo, è salita la preoccupazione per le condizioni di salute del Papa Emerito Benedetto XVI, esatto. Perché lo stesso Papa Francesco invitato a pregare per lui. E c'è la nostra Manuela Maddaloni che oggi si collega di fronte alla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, che era, per capirci, il vecchio Sant'Uffizio, dove l'allora cardinale Josef Ratzinger, chiamato da Giovanni Paolo II, ha lavorato come prefetto per 24 anni. Si narra anche che volesse a un certo punto andare in pensione, insomma andare, invece Giovanni Paolo II gli disse no, tu qui devi stare. Manuela, che notizie ci porti? Sì, ha lavorato qui. Ha lavorato qui per 24 anni, come hai detto. Le notizie sono sempre di preoccupazione e di molta ansia. Naturalmente i medici tengono sotto controllo e continuano a monitorare costantemente le condizioni del Papa Emerito Benedetto XVI. Domani nella Basilica di San Giovanni in Laterano ci sarà una messa alle 17:30. Il palazzo, come ricordavi, è proprio accanto a San Pietro, come vedete il colonnato. Io ho avuto modo di parlare con i fedeli, con i pellegrini, e tutti hanno dimostrato e hanno parlato di una grande preoccupazione e di vicinanza al Papa Emerito. In particolare ho incontrato Suor Elsie e Suor Berta, che ringrazio, che hanno aspettato e che vi salutano da studio, e volevo chiedere loro come hanno reagito alla notizia e quali sono state le reazioni. Buonasera, noi con un po' di tristezza, ma la comunità si une a tutta la Chiesa a pregare. Noi abbiamo iniziato ieri in la Casa Generalizia gli esercizi spirituali, dove facciamo un'ora di adorazione. E lì personalmente si prega per il Papa e per tutta la Chiesa. Quindi avete accolto l'invito di Papa Francesco?
di pregare con l'intenzione di nei guardi di Papa Emerito. Sì. Del Papa Emerito. Suor Berta, lei mi diceva, è stata comunque presa insomma da una situazione di ansia, di preoccupazione. Sì, preoccupazione per la sua salute, anche per tutto quello che lui ha rappresentato per la Chiesa e per quello che rappresenta. Che cosa rappresenta per la Chiesa? Per la Chiesa è stato la sua testimonianza, i suoi scritti, tutto quello che ha portato alla Chiesa nel suo pontificato. Come riconoscenza, come affetto, come gratitudine, penso che è nostro dovere come persone pregare per la sua salute e anche per quello che lui ha fatto, soprattutto con la sua vita, con i suoi scritti, anche in un periodo storico della Chiesa. Per noi è un segno anche, è un segno di riconoscenza pregare per lui. Grazie. È veramente emozionante, grazie. Serena, sentire queste parole. Grazie Emanuela, grazie alle sorelle, peraltro probabilmente si riferiva a questo passaggio che non tutti ricordano, che poco prima di essere eletto Papa, Ratzinger fu il primo a denunciare cioè proprio letterale la sporcizia della Chiesa durante il Venerdì Santo al Colosseo, e quindi fu il primo a prendere posizione per il rinnovamento che poi è stato, diciamo così, portato avanti da Papa Francesco. Ma certo. Comunque vicini sempre alle persone che soffrono. E devo dire, aggiungo anche questo, che per un cristiano, per un cattolico, la morte è solo un passaggio, quindi è un passaggio verso la vita eterna, e quindi diciamo i passaggi ci auguriamo che potesse esserlo per tutti, no? Vedere la morte vita come un passaggio. Ecco, esatto. Cattolico o non cattolico, cristiano non ha importanza. Il rispetto sempre vicino a chi ha bisogno. Certo, no, però dico anche, diciamo, un atteggiamento di serenità verso la morte, che non deve essere un tabù, fa parte della vita. Quindi no, non deve essere soprattutto disperazione. Esatto. Cercare di capire quantomeno, ecco. Esatto. Mio caro, ci vediamo un'altra grande del teatro italiano che per te è stata molto importante. Sto parlando di Aveninchi, anche qui. Ah, meravigliosa. Anche qui eravate con Raffaella. Vediamo. Ma vi ha fatto questa sorpresona quel giorno. Eh sì. Carissimo lei, eccomi qua. Avevo desiderato tanto di poter venire fatto di persona, i miei auguri. Invece non posso, sono malatina, sono vecchiarella e quindi resto a casa. Ma ti voglio assolutamente mandare il mio ricordo più affettuoso del mondo. Tu lo sai che ci siamo voluti tanto bene quando eravamo a Catania insieme, e io avevo scoperto in te le tue qualità, che erano un po' sopite laggiù in Sicilia. Allora ti ho convinto ad andare via, a venire a Roma, a tentare la fortuna. Mi ricordo i primi tempi sono stati abbastanza duri, devo dire. Te li ricordi anche tu i vecchi tempi, quando sei stato per lungo tempo a casa mia a mangiare e a dormire perché non avevi soldi dove mandare? Era bellissimo lo stesso, c'ho dei ricordi della mia mamma che ti adorava, e tutti i più bei bocconcini, tutte le cose più buone erano per te, cosa che mi dava anche un pochettino fastidio, per dire la verità. No, non è vero, non è vero. Ti ho sempre voluto molto bene e so che tu ricambi questo mio affetto. Allora Leo, mi raccomando, vieni a trovare. Vieni da questa povera vecchierella che ritorna ragione, ripensando ai vecchi tempi, ricordando tutte le nostre marachelle. Ne abbiamo fatte tante, ti ricordi? Quindi io ti aspetto qui, fai il possibile, prendi su il treno o l'avion, come uso adesso, vieni a trovare. Ciao mio caro, tutto il bene del mondo. Grazie Ave. Grazie del ricordo di che questa grande interprete ti del teatro, del cinema italiano. Ti vedo emozionato con l'occhio lucido. Beh sì, mi ha accucciato, non so come dire, questa donna, questa amica. Sono arrivato a Roma, è stata lei a spingermi a venire dopo 10 anni di teatro a Roma, il lavoro, il mestiere. Sono stato alloggiato da lei per 6 mesi. Questa casa che aveva, c'era sua mamma, suo marito, in via Livorno a Roma. Sono stato ospite 6 mesi, fino a quando non ho trovato giustamente una pensioncina. E ti scrivi nel libro: quando me ne andai da casa loro, la mamma di Ave mi regalò un plaid per stare al caldo durante l'inverno. Così è, come la raccomandazione delle nonne, delle mamme. Bravissima. Ma gli dispiaceva tanto, chissà dove vai, e mi regalò questo plaid che conservo ancora a casa mia. Beh, così si fa. E poi c'è il tornatore, sai chi è che ti manda un messaggio? Totò Cascio, perché ovviamente parliamo di Nuovo Cinema Paradiso. Totò. Eccolo.
Buon pomeriggio a tutti, un saluto agli amici di Oggi un altro giorno. Che bello mandare un grosso abbraccio e un caro saluto al mitico Leo Gullotta, orgoglio siciliano e attore straordinario. Ciao Leo, chapeau per la tua strepitosa carriera. Io ti mando un abbraccio e un saluto da Palazzo Adriano, dal Museo del Nuovo Cinema Paradiso, quindi ti aspettiamo presto qui a Palazzo. Ti auguro un buon 2023, naturalmente dobbiamo tornare a lavorare insieme e per noi palazzesi è un orgoglio mandarti un abbraccio e un augurio. Sei per noi un personaggio incredibile. Ciao cara Serena, un abbraccio e un augurio pure a te. Grazie a tutti, buona vita, buon anno nuovo da Totò Cascio. Ciao, grazie. Quanto è simpatico, adorabile. Dove eri quando ha vinto, quando hai saputo che ha vinto l'Oscar? Nel 1990? Lavoravo in teatro, proprio al Salone Margherita, e mi comunicarono durante la diretta, perché si faceva la diretta il sabato, la vincita del film, quindi esultante. Ma sono stato poi gioiosamente partecipe per Peppuccio, per tutto il film, perché si apriva un varco particolare. Poi Peppuccio è un regista, era ed è un regista super preparato, attento sempre a ciò che accade. Mi ricordo che ricevetti anche dopo un po' di giorni il telegramma di Cristaldi, che era il produttore del film, e in questo telegramma c'è scritto: un pezzettino di Oscar è anche tuo. Vedi che la profezia di Kedzic, però qualcosa... No, ma era comunque un signore, Cristaldi, era un produttore, ma certo, della vecchia scuola, rispettava tutti. Ma perché tutti. Non pensi che sia anche un po' tuo quel pezzettino di Oscar? Beh, ma guarda, proprio... Guarda, lo metto in imbarazzo. Un pezzo, ma mi sembra un po' esagerato, però forse una sventagliata, sì, forse sì. Ce ne fossero di persone umili come te, Leo... tre Davide Donatello, due Nastri d'Argento, un Globo d'Oro, un Ciak d'Oro, due Premi Flaniano, un Efebo d'Oro. C'è un ruolo che ti manca? Chi vorresti interpretare? No, io in 60 anni ho fatto tutto. Ma sono sempre felice quando arriva un progetto stuzzicante di qualsiasi nota, di qualsiasi via, di qualsiasi rappresentazione. E questo, il mio di mestiere, di professione, è proprio entrare sempre, come diceva Mastroianni, per noi è sempre carnevale e siamo pure pagati. Mastroianni e Manfredi, ciao. Ti vediamo insieme a loro. Straordinario. Mi comunico che non ci sto. In che senso? Nel senso che non tiro fuori manco una lira. No, questo l'ho capito, dico, ma come mai sto svolta fascia all'ultimo momento? A mia cattiva salute non mi assisti. Io voglio tornare all'Italia. Ma nel caso, il mio paese, io non voglio morire qua in continente e per di più estero. Salvatore, ma quale paese, quale casa tua? C'è stato un terremoto, non c'è rimasto più niente, no? E io mi ricostruisco. E per questo mi servono i soldi che ho messo da parte, right? E adesso me lo dici? Dopo che mi sono fatto 6 mesi di lotta giapponese con la cinese, all'ultimo centesimo, e senza la tua quota, dico, ci mandiamo andare a fare o no? Lei i parrocchiani li conosce tutti. Certo. E non ha idea di chi potrebbe aver avuto interesse ad uccidere Don Pezza? Magari li strozzerei qua davanti a lei. Forse quei naschi lì, quelli là dalla ciavolta. I nazischini. Ecco, queste qua, bravo. Oppure qualcuno di quelli che Don Pezza li aiutava. Feccia, tossici, mottani, già vestiti. Ma io, sa, ce lo dicevo sempre a Don Pezza. Guardi, lei è troppo buono. Troppo buono, troppo buono, troppo buono. E adesso, mischino, vatti la pesca. Già, vatti la pesca. Personaggio. Mi stava raccontando di Mastroianni, stava seduto? No, era, a parte la persona meravigliosa, umile, ma sul set lui stava nella sua sedia tranquillamente, fumava in silenzio, diceva qualcosa, leggero insomma, sembrava che si giocasse, ma non era così. Al momento del ciacco in campo
era tutt'altra persona ed era quel personaggio che il pubblico poi vedeva nel film. Ecco la straordinarietà dell'interprete. Ma certo. Ultima cosa che ti voglio chiedere, Leo, perché tuo papà, Carmelo, fu, sì, faceva il pasticcere poi a un certo punto, no? Era un operaio pasticcere. Portò i sindacati in Sicilia, partecipò ai fatti di Avola, ci fu pure un eccidio legato alla repressione. Un momento molto importante per l'Italia. Credo che ti abbia insegnato il senso di giustizia e di rispetto dei più deboli. È così? Sai, il contrario non è che ti fa diventare più bravo nel tuo mestiere o nella vita. Non rispettare i più deboli, dici te? Esistono due cose diverse. Sì, il tuo lavoro e poi la vita. Ma nella vita devi cercare di rapportarti con attenzione, sempre verso l'altro. Cercare di capire, non me l'ha detto Giovanni, me l'ha detto Antonio, capire cosa accade attorno a te e perché accade. E allora puoi partecipare sicuramente a un pizzico di quel cambiamento sociale che desideriamo tutti. E ti sei sempre impegnato anche per le unioni civili. Hai raccontato che da poco hai contratto un'unione civile col tuo compagno, che stai da quasi 40 anni. Un po' di anni fa. Dopo 43 anni. Dopo 40... È cambiata la tua vita con l'Unione Civile? No, la vostra vita? No. Era soltanto un fatto legale. Che era molto importante farlo. E così l'abbiamo fatto, proprio per essere ammantati di legalità in un paese dove poi fanno le guerre sciocche senza capire la crescita vera di un paese civile. Ti sei emozionato? Quel giorno? No, ci siamo divertiti, devo dire. Non ho voluto le stanze che il comune mi offriva, non ho voluto i fotografi, non ho voluto nessuno. Era una cosa mia, nostra, e quindi senza tambur battente, con degli amici vicini, una cena tutti insieme, circa 12-13 persone. È stata una giornata bellissima, che me la ricordo a tutt'oggi, per la leggerezza ma anche la semplicità. Io alle unioni civili piango sempre, te lo dico, perché penso che sia un momento di riscatto assoluto e penso sia importante non soltanto per chi la contrae, ma per il paese. Giusto. Perché i diritti civili sono diritti universali. Esatto. E penso che nel momento in cui due persone omosessuali possono legalizzare la loro unione, siamo finalmente cittadini tutti uguali. Prima non lo eravamo e quindi benissimo, questo mi dispiaceva. Benissimo. Vieni con me, andiamo a cantare. A chi è che piaceva Frank Sinatra? A te? Ma te l'hanno portato il libro? Il libro, abbiamo visto la copertina, però l'abbiamo vista e rivista, giusto? Oh, eccolo qui, lo vediamo. Il libro. A chi è che piaceva? Spero che lo leggi, eh? Certo, ma io l'ho letto già, eh. Ah, già, tutto quello che ho visto qui me l'ha sintetizzato Anna Maria Flora, ma insomma, vari pezzi ce li siamo letti. Frank Sinatra, vero? Ciao, ben trovato. Che ciao, bravo Valerio Scano. Bravi tutti, brava voi, meravigliosa. Dedicato a Leo, che ama Frank Sinatra, giusto? Anche. Ma Frank Sinatra è un punto inavvicinabile. Esatto. I know I stand in line until you think you have the time to spend the evening with me. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterward we drop into a quiet little place, you have a drink or two. And then I go and saw it all, I say something stupid like I love you. The time is right, your purse up in my head, I start get rid of all the nights so blue. And then I go and spoil it all, but say something stupid like I love you. Grazie di cuore. Bravi.